Buongiorno, mi chiamo Fabio Corbetta, Business Development Manager per Iwin Italia. Oggi sono qui perché vorrei raccontarvi un po' quello che Iwin fa per quanto riguarda le nuove tecnologie. Iwin ha da sempre una doppia anima, un'anima, diciamo così, meccanica, grazie alla produzione di prodotti tecnologicamente rilevanti e importanti, quali le guide lineari, le viti di ricircolazione di sfere, cuscinetti, alberi scanalati, comunque organi prettamente meccanici. E poi un'anima più motion, l'anima che ci distingue per la produzione di motori lineari, motori torque, drive, servomotori. E in particolare, proprio per quanto riguarda invece la parte di viti e ricircolazione di sfere, Iwin da qualche anno ha deciso di sviluppare un sensore che butta dentro Iwin direttamente nel mondo dell'industria 4.0. Infatti questo sensore che abbiamo sviluppato e che anzi vi voglio mostrare direttamente presso una demo unit che abbiamo esposto qua in SPS, è un sensore che è stato sviluppato proprio per il nostro conto, secondo le nostre esigenze. È un sensore che raccoglie dati per quanto riguarda la temperatura e per quanto riguarda le vibrazioni. Come vedete, questo sensore si posiziona esattamente sulla flangia della vite a ricircolazione di sfere, la quale rimane una vite a ricircolazione di sfere standard, e raccoglie i dati. I dati vengono raccolti e vengono portati ad un Edge Computing Module. Sì, perché Iwin ha sposato la filosofia Edge. Di fronte alla scelta di poter mettere i dati in cloud, di poter lavorare sull'Edge, l'Edge è stata la scelta, diciamo così, preferenziale, soprattutto per quanto riguarda la nostra clientela, che ha deciso di poter avere questo tipo di riscontro. Quindi stiamo parlando di Edge e quindi di un algoritmo direttamente dentro il nostro scatolotto che potete vedere qua. Scatolotto che va direttamente in un armadio rack. I dati che vengono raccolti, vengono elaborati e vengono restituiti sotto forma di quattro tipi di risposta. Una risposta per quanto riguarda l'analisi della temperatura, una risposta per quanto riguarda l'analisi vibrazionale, una risposta per quanto riguarda la durata della vita ricircolazione di sfere. E qua mi soffermo un attimino per quanto riguarda il concetto di durata. Sì, perché questo sistema funziona analizzando uno degli aspetti principali di una vita ricircolazione di sfere, che è il suo precarico. Il precarico di una vita ricircolazione di sfere fa sì che essa non abbia gioco all'inversione, soprattutto in sistemi dove le viti devono interpolare tra loro. Questo sistema è importantissimo. Non avere gioco e anzi avere precarico è fondamentale sulla riuscita del sistema e del macchinario che io affronto. Di conseguenza possiamo così dire che la fine del precarico, l'inizio del gioco della vita di ricircolazione di sfere, ne decreta la fine della sua vita. Ed ecco perché possiamo parlare di life prediction e di condition monitoring. Quindi precarico uguale durata della vite, ed ecco che la nostra GUI, che abbiamo apposta costruito per essere la più chiara possibile, vi fa vedere esattamente questo aspetto. Come vedete, life prediction per ognuno degli assi XYZ che il nostro modulo è in grado di analizzare. Come vedete, è possibile vedere su questo grafico la parte verde che indica che il sistema sta lavorando correttamente. Significa che la vite, le sue prestazioni sono esattamente quelle come la macchina è stata costruita da nuovo. Sì, perché il sistema funziona per autoapprendimento, vale a dire che quando io costruisco la macchina, faccio andare la vite, l'Edge Computing Module mi costruisce un modello, quindi in autoapprendimento. Quel modello sarà il riferimento per quanto riguarda quella vite lì. Significa che ogni tot tempo, diciamo così, una volta al mese, una volta ogni due mesi, faccio andare il programma di riferimento, in 5 minuti mi stabilisce se la vite è esattamente nel campo verde o nel campo giallo o nel campo rosso. Ovviamente i tempi sono piuttosto dilatati, quindi c'è tutta la tempistica sufficiente per poter approntare una sostituzione e non lasciare quindi ferma la produzione.
questo è quello che ci chiedono i clienti. Il quarto feedback che il nostro sistema riesce a restituire come informazioni è quello riguardante la lubrificazione intelligente. La nostra GUI dà informazioni anche rispetto a questo tipo di caratteristica. Come vedete, la lubrification diagnosis mi restituisce e mi dà quanto è il consumo di lubrificante necessario rispetto a quelle che erano inizialmente le caratteristiche date all'inizio. Significa quindi che in base all'utilizzo della vite, il nostro sistema con i dati raccolti è in grado di stabilire quanta lubrificazione è necessario dare alla chiocciola e quindi avere così una lubrificazione vera, non di più e non di meno, proprio per quell'applicazione. Come ho anticipato, ci fa entrare di diritto anche nell'argomento, oltre l'industria 4.0, nell'argomento riguardante la sostenibilità. Oggi questo della lubrificazione diventa un tema sempre più importante e sempre più sensibile all'interno degli utilizzatori delle macchine in tutto il mondo.